gioco destra e sinistra. Età 11 anni, 9 anni. Tre aggettivi per descrivere la tua scuola: spaziosa, accogliente e bella. Bella, fantasiosa e creativa. Cosa ti piace di più? I miei compagni. Le gite scolastiche. Cosa miglioreresti? I miei compagni. La palestra. La farei più grande. L'esperienza più significativa vissuta con la tua classe? La gita di una giornata. Quando siamo andati al teatro. La più divertente? Quando la mia compagna è caduta mentre facevo l'educazione fisica. Quando mi metto sul pullman sempre con la mia compagna. Quale lezione ti ha lasciato il segno? Quella con il prof. Ambrogio. Italiano, nella lezione degli aggettivi. Spiegaci come questa scuola ti ha aiutato a crescere. Grazie soprattutto ai prof che mi hanno dato più sostegno. Grazie alle maestre e alle lezioni, a tutto. In che modo ha favorito i rapporti di amicizia? Grazie ai miei compagni che mi hanno dato una spinta per socializzare. Cambiandosi posto di banco e pian piano conoscendoci. Come descriveresti il tuo rapporto con i prof? Quindi, così. Bello e siamo molto legati. Cosa diresti ad un tuo amico per convincerlo a scegliere la tua scuola? Ci sono io, sono bellissima, vieni qui. No, scherzo, puoi venire nella mia scuola perché è molto accogliente, quindi venire nella scuola è molto creativa e fanno un sacco di bei progetti. Lei si è insediato lo scorso anno nel nostro istituto. Come ha valorizzato il potenziale che ha trovato? E come pensa di qualificarlo ulteriormente per la comunità scolastica e per il territorio? Il mio insediamento presso questo istituto comprensivo avviene il 1 settembre 2022, ereditando una tradizione scolastica che questa scuola ha conosciuto nel recente ma anche nel più lontano passato, particolarmente importante. Partendo dalla considerazione che questa è una scuola che vanta una popolazione scolastica numericamente importante, che si caratterizza per una complessità in quanto è articolata in diversi edifici e plessi scolastici e di conseguenza è accompagnata da risorse professionali sia per quanto riguarda il personale docente che il personale ATA particolarmente numeroso, era compito da parte del nuovo dirigente coniugare la tradizione con la evidente innovazione che le più recenti previsioni anche normative presuppongono che una scuola ponga in atto. Pertanto, all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, che è e resta la carta d'identità che descrive l'agire didattico di una scuola, era importante intervenire proponendo tutta una serie di iniziative curriculari ed extracurriculari rivolte ai discenti, ma al tempo stesso promuovere azioni di formazione e di aggiornamento rivolte a tutto il personale, in modo da collegare in un binomio assolutamente imprescindibile la tradizione che dicevo in premessa con
la ventata di innovazione che è pretesa da quelle che sono le linee operative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si traduce di fatto già nel corrente anno scolastico nel Piano Scuola 4.0, che in parte abbiamo già ampiamente onorato e che nel corrente anno proseguirà all'interno delle previsioni del Decreto Ministeriale 65 del 2023 e successivamente di quello che è l'Agenda Sud, che vuole rilanciare attraverso una ulteriore spinta, un ulteriore impulso agli ambienti scolastici e verso quella che deve essere l'innovazione a 360 gradi del modo di fare scuola. Si presenti. Mirko Cucinotti. L'esperienza vissuta in questa scuola in che modo ha favorito il tuo percorso formativo? Sicuramente l'ha favorito in maniera nettamente positiva, infatti già a partire dall'esperienza avuta all'interno della scuola primaria, le nozioni di base avute nelle varie discipline come italiano, matematica, storia, geografia sono state sicuramente per me molto di aiuto poi per ovviamente i progressi che ho avuto durante la scuola secondaria e quindi poi l'allargamento diciamo di quelle che poi sono state le mie conoscenze dal punto di vista culturale, che tuttora frequentando adesso la scuola superiore riesco a spuntare per cercare di ottenere comunque i migliori voti possibili, anche per avere diciamo una conoscenza generale che sia diciamo il più ampio possibile e quindi che mi possa permettere poi in un futuro di diventare diciamo qualcuno di importante e ricordare quindi l'esperienza avuta sia alla primaria che alla secondaria come qualcosa di sicuramente positivo. Si presenti. Denise Panzera. Perché ha scelto questa scuola per i suoi figli? Per la più grande l'ho scelta seguendo le indicazioni di amici e parenti che mi avevano parlato sempre con entusiasmo di questo istituto, non solo per gli insegnanti ma anche per le attività e i vari progetti svolti. Ho constatato poi scrivendo appunto la figlia più grande che realmente era così e per la seconda è stata una scelta più consapevole e sicuramente fortemente voluta. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene come... Il mandarino, metti sì, in ognuno metti un poco di indicatore. Sì, continua, si deve continuare tutto. E subito dopo poi abbiamo il mandarino. Qua c'era già il mandarino. Abbiamo premuto? Sì. La mela, si deve tagliare il caffè. Già c'era. Il latte, Giulia, metti il latte. Abbiamo adesso. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascia un punto e una virgola quando scrivo di te ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, 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 bella, bella, che ci lega, 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 bella. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, 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 bella.